Ci sono adesso gli auguri per una buona 2023 formulati dall'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano. Ecco, che 2022 sta? Come tutti gli anni il bilancio è sempre positivo, perché quando si ha un poco di salute si può essere sempre soddisfatti. È stato un anno intenso, ci sono stati tanti appuntamenti importanti, soprattutto nel mio campo, un nuovo governo nazionale e regionale, noi abbiamo fatto la nostra parte, abbiamo ora da governare un percorso molto impegnativo sulle cose da fare per la regione, per la formazione, per l'istruzione. Lei spesso a volte mi rimprovera perché io con la memoria ci torno sempre su, ma il mio dovere di cronista me lo impone a volte. Una vittoria bella, 7.000 e rotti consensi, il primo eletto in provincia di Trapani, quando alla vigilia c'erano state difficoltà, tutti si aspettavano che lei uscisse dal Parlamento regionale e invece no. Cosa ti fa Mimmo Turano? Arriva il primo eletto nell'intero trapanese. I cittadini mettono ordine, vuol dire che abbiamo la fiducia di tante persone che hanno scritto sulla scheda il mio cognome, perché si sono affidati ad una proposta politica. La grande responsabilità è di non deludere nessuno, né gli amici che mi hanno votato, né le persone che non mi hanno votato, per fare bene gli interessi alla Sicilia. Io sono molto contento, siccome sono positivo per natura, nonostante tutto continuo a considerare il nuovo anno come un anno pieno di prospettive che riguarderanno tutti. Quindi buon anno a tutti e buon Natale, già l'abbiamo detto, buon anno di vero cuore a tutte le persone che ci ascoltano. Impegniamoci al massimo per fare il nostro dovere.